Spesso facciamo coincidere i rifiuti con un problema. Quando pensiamo ai rifiuti ci viene in mente qualcosa che è legato a dei comportamenti sbagliati. Beh, questo è un luogo comune che dobbiamo sfatare una volta per tutte. Tutti i sistemi viventi producono rifiuti, dunque anche l'uomo. Ma non è che l'uomo è cattivo e produce rifiuti e per cui poi ha il problema della gestione dei rifiuti dovuto a un suo cattivo comportamento. In qualunque libro di ecologia lei può leggere che tutte le comunità viventi, i pesci, hanno il problema dei rifiuti, no? Cioè la gestione del rifiuto è importante in qualunque comunità. Ma questo vuol dire che non esistono problemi legati al tema dei rifiuti? Certamente no. I problemi esistono, sono parecchi e riguardano la gestione. Ovvero, una volta prodotti i rifiuti, che cosa ce ne facciamo? Dal punto di vista dell'ambiente e dal punto di vista sia ecologico sia della salute delle persone, l'importante è una gestione dei rifiuti, una produzione dei rifiuti più bassa possibile, una gestione dei rifiuti complessa e un sistema integrato, cioè dobbiamo produrre poco, quel poco che produciamo dobbiamo cercare di riciclare il più possibile, poi quello che non è più riciclabile, se si può bruciare va bruciato per recuperare energia, il resto va per forza va a finire in discarica, quindi purtroppo che ci piaccia o no la discarica non può non esistere, perché da qualche parte la materia che noi produciamo da qualche parte deve andare a finire, se anche la bruciamo alla fine ci sono le scorie degli inceneritori, le ceneri che vanno buttate da qualche parte, quindi non è che possiamo semplicemente metterla sotto il tappeto per un certo periodo. Che ci piaccia o no la discarica deve esistere. Questo significa che qualunque sia la tecnica usata per lo smaltimento dei rifiuti, la discarica è insostituibile. Ecco perché studiosi e operatori del settore si arroverano per cercare di costruire discariche sempre più pulite, più moderne, più sicure. Sembra una contraddizione l'espressione discarica pulita, eppure ne esistono. Anzi, ne esiste una in tutta Italia, forse in tutta Europa. E sebbene non tutti ne siano a conoscenza, si trova nella nostra provincia, tra i comuni di Siculiana e Montallegro, in contrada Materano, e la discarica del gruppo Catanzaro. Il gruppo Catanzaro, dal cognome dei tre fratelli che gestiscono l'impresa, si occupa di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi in provincia di Agrigento, sin dalla metà degli anni 90. Possiedono, oltre alla discarica, di cui parleremo, anche un impianto di trattamento e separazione meccanica dei rifiuti nella zona ASI di Agrigento. Il loro nome è balzato agli onori della cronaca per i risultati ottenuti dalla gestione della propria discarica, un gioiello della tecnica che ha ottenuto i riconoscimenti e le certificazioni ambientali internazionali più rigorose. Fintanto che altri stati europei hanno dimostrato il loro interessamento a delle collaborazioni per la costruzione di impianti che utilizzino il loro modello gestionale. La discarica di Siculiana, ribattezzata la discarica che non inquina, ha ricevuto il massimo riconoscimento internazionale al Venice 2008, il simposio degli 80 paesi che ogni due anni si riuniscono per mettere a confronto le loro esperienze nel campo dei rifiuti. In quell'occasione il modello di Catanzaro è stato individuato come progetto pilota da tutti i partecipanti. Ma come funziona l'impianto di Catanzaro? Siamo andati a trovare Fabio, uno dei tre fratelli. Allora, attualmente arrivano circa 500 tonnellate al giorno, sono per la stragrande maggioranza rifiuti solidi urbani e quelli che non sono rifiuti solidi urbani sono rifiuti che provengono dal ciclo di lavorazione della raccolta differenziata, lo scarto della raccolta differenziata. Per impedire il libero accesso al sito, la discarica è totalmente circondata da una recinzione che viene quotidianamente controllata. Eventuali intrusioni devono essere subito individuate per non correre rischi di qualsiasi tipo. Il terreno del sito, poi, presenta un elevato grado di impermeabilità dovuto alla forte presenza di argilla. Questa caratteristica geologica, individuata in fase progettuale, funge da barriera naturale contro le infiltrazioni inquinanti. I rifiuti non possono poggiare direttamente sul terreno, deve costruirsi una barriera artificiale tramite una impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica con un apposito telo in HDPE, dello spessore adeguato tra l'altro. È importante anche che nella fase di costruzione, proprio su questi materiali, vengano effettuati degli adeguati controlli qualitativi in modo tale da garantire la qualità
qualità della stessa, diciamo, barriera artificiale tramite degli esami di laboratorio che accertino la qualità e l'integrità della barriera affinché questa stessa barriera artificiale garantisca appunto la sua funzione, che è di primaria importanza. Una volta depositati, i rifiuti vengono adeguatamente compattati sia per ottimizzare l'utilizzo della discarica sia per dare una maggiore stabilità al corpo dei rifiuti. La posa dei rifiuti in discarica comporta lo svilupparsi di numerosi e simultanei fenomeni sia di carattere biologico che di carattere chimico-fisico. Da un punto di vista biologico succede la cosiddetta degradazione anaerobica della componente organica dei rifiuti, che fa sì che si sviluppi il biogas che poi è presente in discarica. Si produce inoltre il percolato, che è il frutto del dilavamento ad opera delle precipitazioni, dell'umidità e dell'umidità che c'è nei rifiuti. La digestione anaerobica è un processo che avviene al chiuso, in assenza di ossigeno. In questo processo si forma il cosiddetto biogas, che è il prodotto gassoso finale della degradazione anaerobica della sostanza organica. Il biogas è composto prevalentemente da metano e anidride carbonica. È importante intercettare e distruggere il biogas prodotto in discarica, poiché sia l'anidride carbonica che il metano sono i principali responsabili dell'incremento dell'effetto serra. Inoltre, se lasciato libero, il biogas crea dei problemi sia alla flora che alla fauna circostante. Nelle discariche autorizzate come la nostra, il biogas viene intercettato tramite i pozzi di aspirazione, convogliato in alcuni collettori e poi termodistrutto tramite apposita torcia di distruzione. In un futuro prossimo e imminente questo gas lo convoglieremo in alcuni motori endotermici e da lì produrremo energia elettrica in grado di soddisfare circa 2.000 famiglie. La qualità della discarica e del modello gestionale della ditta Catanzaro è stata definitivamente comprovata da uno studio da essi commissionato al prestigioso Istituto Mario Negri di Milano. L'Istituto Negri si occupa da anni di ricerche biomediche. Nasce, per intenderci, dal caso della diossina di Seveso. La discarica di Siculiana può causare tumori alle persone che abitano vicino? Però purtroppo è una domanda semplice, la cui risposta non è semplice. Cioè, la risposta può essere sì, causa tumori, ed è una risposta corretta. Ma la risposta può anche essere no, non causa tumori, e anche questo è corretto come risposta. Per poter comunque definire tra il sì e il no dove si pone la risposta precisa, perché sia sì che no sono risposte corrette, però noi possiamo mettere un numero se sì o se no, se sì quanto, per poter mettere questo numero e quindi definire esattamente il rischio associato alle emissioni della discarica, abbiamo fatto uno studio insieme al Politecnico, insieme a delle società che ci hanno fatto i campionamenti dell'aria. Quindi semplicemente abbiamo fatto una lista di tutte le sostanze cancerogene, no? Emesse sia dai processi di combustione che emesse dalla superficie della discarica, perché scappano per vario modo. Abbiamo misurato queste emissioni, abbiamo misurato queste emissioni e poi abbiamo calcolato, sulla base dei nostri dati di emissione, abbiamo calcolato queste emissioni, quale fosse la ricaduta media annua in tutte le zone in cui ci sono delle persone che abitano o che comunque vivono.